Sognare si può, buongiorno. Sono felicissima perché la nostra Laura Pompeo, nonostante gli impegni numerosissimi, è riuscita ad arrivare. Grazie. Grazie a te, Ivana, e grazie mille per l'invito. È sempre un piacere grandissimo essere ospite di Sognare si può. E sogniamo, veramente. Sogniamo, nonostante sia molto difficile, lo sappiamo tutti, è un periodo molto complicato per tante vicende che ci girano intorno, sì. Vogliamo parlare di cose belle con sì. te, perché tu, diciamo, ti occupi di tante cose, sei molto molto impegnata, io questo lo so, e insieme a te vorrei fare una cernita delle cose belle che stai preparando ora per la primavera. Per... Con piacere, guarda, ne stiamo preparando con la città di Moncalieri, appunto. Perché, di cui chiaramente, sono... esatto, sì. Tu ti occupi... Mi occupo principalmente... Principalmente di lei, sì, no? Di questa di lei, città. Poi che... ho altre cose, sempre a livello istituzionale, altri temi di cui mi occupo, che tu conosci bene perché te ne occupi anche tu, che sono il Parco Collina Po, di cui sono vicepresidente, e l'ente Parco, che è un ente regionale del Po Piemontese, il Parco del Po Piemontese, appunto, che è un vastissimo territorio che copre più province. E quindi c'è questo tema del verde che ritorna molto. Sì, nelle... tu sei, diciamo... hai dimostrato anche nel tempo, ce l'hai particolarmente nel cuore, ce l'ho nel no? Cuore, sì. Io questo... sono assessore dal 2015, subito nel 15, tra fine 15 e inizio 16, grazie all'inizio a contributi della Compagnia di San Paolo, perché spessissimo il mio assessorato continuamente partecipa a bandi, quindi c'è anche questo... questo orgoglio di non andare a incidere sulle casse del comune, ma di andare veramente alla ricerca di risorse esterne. Credo certo. Che questo oggi sia fondamentale, così come è fondamentale fare rete, lavorare in rete. Presiedo, come sai, anche il sistema delle biblioteche metropolitane, quasi 80 biblioteche della provincia di Torino, e il lavoro in rete è proprio il valore aggiunto oggi come sempre. E comunque in tutto questo noi nel 15 abbiamo avviato il grande progetto, che continua naturalmente, Moncalieri città nel verde, che comprende tutta una serie di eventi, ma anche tutta una serie di temi che vengono approfonditi, temi che relativi alla ricerca, relativi alla divulgazione scientifica. Quindi abbiamo un convegno internazionale su parchi e giardini storici seguitissimo e appunto noto a livello internazionale, quest'anno è la sua 8ª edizione. Abbiamo Fiorile, abbiamo il Premio della Rosa, abbiamo convegni sulla green economy, abbiamo veramente tantissime attività e anche un grande sogno, eccola qui, realizzato, sì, che è stata l'acquisizione del parco storico del Castello Reale di Moncalieri, che è bene UNESCO, in un territorio riconosciuto dall'UNESCO come riserva di biosfera, e questo parco di quasi 10 ettari oggi è della città, e della città, ma la città ha anche la possibilità di sostenerlo, perché abbiamo, per tanti motivi, adesso non sto a fare l'elenco del bilancio, ma soprattutto per un motivo di cui sono particolarmente fiera, e ringrazio gli uffici, ringrazio tutti quelli che ci hanno contribuito, Fondazione Matrice, eccetera, abbiamo vinto il PNRR su parchi e giardini storici, 2 milioni di euro, ci siamo classificati 19esimi a livello nazionale su oltre 1200 progetti presentati. Un lavorone. Un lavorone, no? È una grande soddisfazione. Però è una grande soddisfazione, sì, poi sì, raccogliere. Sì. E arrivo questi... proprio adesso da una riunione su questo, quindi. E quindi lo possiamo perdonare, esatto, assolutamente, anche perché se questi sono i risultati, sì, va bene spenderci un pochino più di tempo. Sì. Naturalmente scherzo, perché è ovvio che su certe tematiche il tempo e l'impegno è tanto e non si può neanche più tanto controllare. No, insomma, no, quindi... purtroppo no. Poi sono situazioni, insomma, sempre dove gli equilibri sono dinamici e quindi certo non che semplici sì, sempre da mantenere. Ma non solo questo è ciò che tu hai raggiunto, no? No, allora, no, no.
Perché... Beh, intanto, scusa, mentre parliamo di verde, se mi consenti, invito te, ma invito tutti quelli che ci seguono, tu sei invitata sempre, grazie. Ma tutti quelli che ci seguono, il primo e il 2 aprile, cioè sabato e domenica, non questi, la settimana che viene, al Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri abbiamo la seconda edizione di Fiorile Primavera. Fiorile è partito nel 2015, siamo ben oltre la seconda, ma quello primaverile dall'anno scorso, con grandissimo successo, organizzato dal Giardino Forbito, Antonella Gianni e Alice Poli sono veramente straordinarie, e quelle del Mercatino Gogrina, i Giardini San Bui di fronte a Porta Nuova e tantissimo altro, perché si occupano di cultura, ma cultura intesa proprio come rigenerazione dei luoghi, delle persone, con una grandissima attenzione al sociale. E quindi questo è veramente un apporto importantissimo. C'è un programma ricchissimo che coinvolge anche il centro storico e ne vedrete delle belle, ecco. Ecco, quindi insomma, a proposito di primavera, cominciamo bene, no? Sì, cioè, con dei progetti molto molto belli. Sei molto legata alla cultura in tanti modi, no? E quindi che cos'altro ci vuoi dire? Ho visto, seguo tutte le iniziative che fai, anche proprio a proposito di biblioteche che hai nominato prima, ce ne sono tante, no? Noi in biblioteca abbiamo abbiamo un palinsesto che è quotidiano, ogni giorno affrontiamo un tema, e ovviamente lo riproponiamo declinato diversamente la settimana successiva, e quindi ci occupiamo di parlare di opportunità, di bambini, di ragazzi, di storia e locale, ma anche flora, fauna. Ogni giorno ha i suoi temi, il giovedì di letteratura contemporanea, il venerdì oggi abbiamo ad esempio la presentazione, sempre presentazione di autori noti o meno noti, oggi condotto dal bravo attore Ettore Scarpa, perché abbiamo lasciato in mano a lui, abbiamo deciso, è stata una bella scelta questa, e conduce questi incontri. Il sabato ci occupiamo di bambini, di nuovo, tutti i giorni in realtà, però diciamo gli eventi, le iniziative più importanti ritornano il sabato per i bimbi, ma il sabato abbiamo anche ogni 15 giorni una rubrica bellissima condotta dall'ex vice direttore della Stampa Carozzo, dedicata all'insegnamento della lettura delle notizie in modo consapevole. Che è interessante, perché effettivamente noi siamo bombardati, apro e chiuso la parentesi, da informazioni che arrivano da ogni dove, e quindi delle volte non ci rendiamo bene conto. Di essere in balia poi di... Esatto, questo è un aspetto molto 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 interessante. Sì. E quindi abbiamo questo, oggi in più abbiamo per i bambini, tra oggi e domani, la notte dei pupazzi, che questa è una cosa simpaticissima che no, ci collega... Mi piace molto bellissimo. Questo fatto di capire che cosa leggerà il nostro pupazzo durante la notte. Bellissimo. Quindi i bambini portano in tutte le nostre biblioteche, tutte quelle del territorio, dello SBAM, il loro pupazzo oggi pomeriggio, che viene messo a dormire, eccetera, poi sceglierà un libro, domani i bambini tornano, insomma, una cosa bellissima. È bellissima, tra l'altro è anche molto originale come iniziativa. Quando l'ho letta, devo dire, l'ho trovata molto carina, bellissima. E poi coinvolgente, molto. Giocando, secondo me, si possono poi attirare molto di più gli interessi di... Tutti, ma soprattutto dei bambini. Sì, ma poi è vero che si impara proprio, cioè quando qualcosa ti emoziona, anche qualunque contenuto, no, passa di più e resta. È certo che sì, assolutamente. Questo è fondamentale. E allora dopo ritornerò a Moncalieri e non vedo l'ora appunto di incontrare i bimbi, oltre che gli autori, insomma. E anche in questo senso io ti ammiro molto, perché hai sempre...
quel pizzico di cuore insieme a te, no? Quando fai le cose, che le iniziative varie, capisco anche che siano tante, alle volte magari uno non ha l'entusiasmo, no? Corri di qua, corri di là, e invece tu porti sempre quel pezzettino di cuore con te e le persone se ne accorgono. No, questa è una grande, grazie, ti ringrazio. È un gran secondo me è un privilegio e anche una grandissima qualità che non tutti hanno, anche perché è faticoso. Sì, no, cioè, come sai, lavoro 7 giorni su 7 e lavoro dalla mattina alla sera tardi sempre. Diciamo che l'unico spazio che riesco a ritagliarmi, avendo un figlio, è proprio per la famiglia. E lo portavo con me fino a poco tempo fa, adesso ho 14 anni, quindi diciamo sì, viene un pochino molto più meno autonomo, magari dice sì, senti però, mamma ecco, faccio dice, anche esatto, da solo sì. vabbè. Diciamo che oltre al lavoro o prima del lavoro naturalmente per affetto, per amore proprio la cura è data a lui e la famiglia, e però il lavoro occupa lo spazio, questo grande spazio, ma lo occupa davvero con mio grande piacere. Non credo, non potrei farlo anzi sono certa che non potrei fare diversamente. Poi tu lo sai bene perché metti passione in tutto quello che fai, e quindi senza la passione, oltre naturalmente le competenze, per carità, però la passione è proprio la benzina, no? Ebbene sì, voglio approfittare per fare un saluto a Renato. Ciao Renato Barberis. Che saluto anch'io allora. Abbiamo fatto lo scorso anno delle, diciamo, delle attività insieme con Amar Piemonte, proprio all'interno del Parco Le Valvere, e con lui facevamo le riprese, le interviste. Sì, bellissimo, eccetera. Tra l'altro complimenti perché appunto avete fatto cose straordinarie. Grazie. Spero di rivederle a breve, ecco. Speriamo. Che dire, vorrei ancora raccontare un pezzettino di te. Capisco, le cose sono tante, però insomma c'è anche un aspetto tuo legata alle tue passioni, sì, no? Sì. Perché tu hai creato diverse cose legate proprio a te stessa. Magari partiamo col libro, sì, che nasce da questa iniziativa, sì, che tu hai creato. Questa rubrica, sì, che è nata online su Facebook, che è nata ad aprile del 2020, quindi durante il primo lockdown, nel momento in cui eravamo tutti chiusi in casa, ho deciso di iniziare a utilizzare, naturalmente non ai tuoi livelli, ma nel piccolo proprio della situazione domestica, quello che i social ci mettevano a disposizione. Io uso parecchio i social, soprattutto Facebook, per motivi professionali, ma non avevo mai fatto video, e lì in quel momento ho sentito la necessità di non abbiamo come amministratori potuto smettere, giustamente mai, l'attività, ma un po' più di tempo libero c'era, e comunque mancandomi proprio il contatto con la realtà esterna, si lavorava online eccetera, ma mi mancavano quegli incontri quotidiani che riempiono le giornate, e quindi ho deciso di tradurli in qualcosa di diverso, che era l'incontro online con quelli che erano e sono i miei interlocutori per lavoro, per l'amicizia o per amicizia normalmente, più man mano qualcun altro. E quindi ho avviato questa serie di incontri, di conversazioni appunto online, su Facebook, sì, sulla pagina Laura Pompeo, raccontando da diversi punti di vista. Gli ospiti raccontavano, secondo il loro ambito professionale, quello che stava succedendo in quel momento, non so, per la Camera di Commercio, per Venaria e per l'ambito dello spettacolo, i più vari. Ed ha avuto subito un grande successo, continua ad averlo esattamente con gli stessi numeri, se non di più, cosa che non era scontata in effetti. Certo. Abbiamo superato le 200 puntate, andiamo avanti tutti i mercoledì alle 19, e quindi mi fa piacere se poi ritrovarvi lì, ma come su YouTube, perché poi non solo, anche su Spotify, eccetera. Quindi, e si è tradotto in un
libro, le prime 40, circa 40, più di 40 conversazioni sono diventate un distillato di quello che nei vari ambiti succedeva in quel momento, non solo a livello del nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Intervistato in quel periodo il grande regista Davide Livermore, Mimmo Calopresti, dopo Pupi Avati, piuttosto che tanti Sì, è stato un altri. bel percorso, tra l'altro anche una compagnia inizialmente, Sì, no? sì, sì. Per le persone, perché abbiamo Sì. trovato con quel mezzo Sì, un il modo per. modo per stare comunque Sì, in insieme, contatto, in contatto, per insieme. quanto in quel momento non Fosse, potevamo. sì. E Perché poi poi tu la hai gente continuato. commenta, sì, poi ho continuato perché poi la gente, naturalmente le persone, e ringrazio tutti, commentano e quindi c'è la possibilità proprio, in quel momento ancora più importante, di dialogare perché Sì. da casa scrivono, scrivevano, scrivete commenti e quindi c'è la risposta e c'è la risposta in diretta o laddove non si riesce subito la risposta scritta. E quindi c'è proprio un legame forte e questo mi ha fatto molto piacere, mi ha molto colpito. Poi nel momento in cui a fine giugno di quell'anno abbiamo potuto di nuovo incontrarci fisicamente, la gente appunto mi diceva quello che mi stai dicendo tu, che è stato proprio un servizio, mi fa molto piacere. E questo si è tradotto in un libro che ha pubblicato l'editore Pintore e che è stato presentato l'anno scorso davvero con grandissimo successo nello spazio Arena Piemonte del Salone del Libro e ora è in preparazione il secondo volume perché naturalmente lì sono 40 e più, ma oggi siamo ad altri numeri e ci piacerebbe, con l'editore stiamo lavorando un po' lentamente, ma perché siamo tutti presissimi, però stiamo lavorando per il secondo volume che contiamo di presentare in autunno. E quindi ti facciamo i nostri complimenti, anche da Grazie. questo punto di vista. Tu però non ti fermi mai, no? A No. proposito di comunicazione, una cosa che mi piace e che seguo, sempre a proposito delle cose che fai, sono le tue chiacchierate del mattino, della domenica mattina, Giusto, sì. che devo dire. Tra l'altro, offrono anche proprio spunti di riflessione tante volte attraverso i tuoi occhi, no? Ed Grazie. è sicuramente coinvolgente. Vabbè, per chi non lo sapesse, spiegaci di Allora, cosa stiamo grazie, grazie parlando, no? mille, Ivana. Questa, ecco, è stata. Beh, io avrei voluto sempre scrivere, ho scritto però ho scritto parecchio, però per motivi di lavoro, io sono archeologa come formazione, ho pubblicato, eccetera, quindi un tipo di scrittura no, non narrativa naturalmente. E poi ho iniziato a sentire proprio durante il lockdown, sì, non credo sicuramente, questo bisogno di cimentarmi con un tipo di scrittura diversa da quella che posso utilizzare di solito per lavoro. E poi finalmente luglio del 2021 ho pensato ci provo a modo mio, non mi metto a scrivere il romanzo che poi dovrò tenere nel cassetto, ma dico, inizio a raccontare anche un po' di me. E quindi ho avviato questa rubrica che tu citavi, la domenica mattina, appunto, questo sul profilo Laura Pompeo Malara e poi anche nel blog che si chiama Lorloran, mi pare, sì, non mi ricordo mai perché lo uso più che altro come archivio. Comunque sulla pagina Facebook Laura Pompeo Malara si trova. E sono pensieri che nascono così da uno sguardo alla finestra la domenica mattina mentre apro le persiane, mentre apro le imposte È curioso, banalmente. in Sì. effetti, proprio per questo ti dicevo, ci porti un pochino degli spunti, no? Tante volte lo facciamo magari anche noi, questo fatto Sì. di lanciare questo sguardo e magari seguire pensieri. E Sì. attraverso le tue parole è bello comunque immaginare ciò che vedi tu o magari fermarsi anche noi un Sì, a attimo a riflettere, è riflettere e a vero. guardare, Sì, no? e a guardare, Perché sì. tante volte come. Adesso mi dai spunto per dire questa cosa attraverso proprio i tuoi occhi, ma come spesso accade, siamo talmente di corsa Sì. che ci perdiamo quei momenti,
per guardare le cose belle, no? O i particolari che ci girano attorno e che siamo talmente frastornati a volte da non da trascurarli, no? No, è vero, perché poi quei particolari sono, almeno quello che capita, cioè che cerco di descrivere io, e proprio da quello che cioè quello che vedo si lega o è un'osservazione su quello che vedo in quel momento, oppure da quello che vedo c'è come dire lo scavo rispetto a qualcosa che ho vissuto, che mi ha toccato leggendo, incontrando, vivendo nei giorni precedenti. Quindi se non è proprio, se non c'è una connessione diretta, c'è una connessione indiretta sempre rispetto legato al mio vissuto, al tuo, certo. Sì, che cerca di essere un po' uno spunto anche per entrare nel dialogo con chi mi legge, perché poi si chiude sempre con una domanda legata naturalmente a quello che compare in quel momento. E si intitola Domenica Mattina perché naturalmente è il pubblico domenica mattina, però riprende, sai, Porta Portese di Baglioni. Sì, sì, si è svegliato già il mercato. Infatti devo dire che hai fatto qualche riferimento proprio a... Cioè, personalmente questo legame l'ho fatto perché, vabbè, per siamo, me Baglioni, cosa vuoi, insomma. Però in effetti il fatto del risveglio anche, sì, no? C'è questo occhio sul mondo. E c'è anche, sto leggendo un libro di una storica dell'arte, un lavoro di una storica dell'arte sulle finestre nei dipinti, nella storia dell'arte. E in effetti l'ho comprato proprio perché io parto sempre da quello che guardo dalla finestra, no? Certo. E effettivamente è interessante questo riquadro rettangolare che mette in dialogo interno esterno, no? E sì. Si aprono delle riflessioni proprio interessanti anche già solo su questa cornice. Assolutamente sì, anche perché è una connessione, no? Sì. Quando tu ti senti in gabbia, se c'è una finestra in qualche modo hai già un modo di uscire fuori per ampliare un po' i tuoi punti di vista, ma soprattutto lanciare lo sguardo, no? Sì. Non rimanere chiuso. Non rimanere chiusi in sé, esatto, che è molto molto importante. Sì. Anche a proposito di questa un po' di questa solitudine che un po' è rimasta dopo la pandemia, cioè è rimasto un po' questo strascico. Di chiusura legata a vari fattori, la paura, vai a sapere, cioè, per ognuno poi ci sono meccanismi diversi, ma insomma, mi sembra di sentirla intorno a me questa sensazione ancora come dire, di solitudine, perché poi se non vai oltre... chiaramente ti senti un po' messo in disparte o ti metti in disparte perché poi sono atteggiamenti che uno prende senza neanche più di tanto pensare. È no? Una riflessione molto importante, c'è rimasto tutto questo, anch'io sono d'accordo, se lo si vede molto sui ragazzi, sui adolescenti che hanno i bambini, che hanno sofferto moltissimo. Sicuramente anche sugli anziani. Adesso mentre ti ascoltavo parlare mi è venuto in mente, e potrò fare il prossimo domenica mattina eventualmente su questo, vediamo l'ispirazione. Mia nonna, quando era molto anziana, si affacciava, stava così delle mezze ore, forse di più, affacciata, abitava a Pianterreno, Moncalieri, la mia famiglia è proprio di Moncalieri da sempre, e stava lì affacciata come tante altre signore anziane, come ce ne sono ancora oggi, ma forse in quegli anni, è mancata nel 95, forse in quegli anni ancora di più, perché non c'era neanche l'abitudine che è troppo diffusa che gli anziani andassero poi in struttura, no? Comunque vivevano nelle case dei figli, dei nipoti, dei parenti, e lei passava per avere una... così, essere vicina al mondo, oltre alla televisione, oltre a stare con noi, oltre le visite di altri parenti e qualche vicina, aveva questo come strumento per essere
collegata, ecco, però penso bisogna stare anche attenti sul fatto, quello che tu citavi giustamente, che la finestra ci mette, la finestra adesso sì, simbolicamente è certo, un emblema, un simbolo, naturalmente, ovvio, sì. Ci mette in contatto con il mondo esterno, bisogna stare attenti, come dicevi, a non sentirsi emarginati, non sentirsi fuori, ma fare quel passetto oltre, anche stando dentro, se uno in quel momento non può, le condizioni varie certo, di salute, sì, ci sono eccetera, vari fattori, non ce lo consentono, certo. Però senza sentirsi mai esclusi, senza sentirsi mai emarginati. In effetti questo nella domenica mattina mi hai fatto riflettere moltissimo, perché questo nella domenica mattina non c'è mai il sentirsi fuori o dentro, o dentro. Esatto, ma è questo che amo molto, no? Questo fatto di condividere comunque, sì, in qualche sì. modo, di essere protesi un po', sì, verso l'altro. Vero, bellissimo questo. Perché tante volte, a volte c'è un motivo, a volte magari è solo dentro siamo di noi, noi, no? Il motivo, sì, la, sì, che gli altri magari non vedono, però sì. Noi ci sentiamo talvolta per motivi svariati, insomma, sì. Adesso non voglio, è troppo complesso entrare, sì, 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 però sì. Ci si mette in un angolo, no? Sì. E invece questo aspetto ci si mette, è vero, ci andrebbe si mette superato. In un angolo, e in questi anni, forse per ritornare a quello che dicevi prima, ancora di più. Ebbene sì, senti, la nostra mezz'ora purtroppo vola, ogni volta vola, mi va via in una maniera velocissima. Tra l'altro voglio approfittare per salutare i nostri amici di Radio Moncalieri, quindi Gianni Ricci e tutto lo staff. E ringrazio te per avermi rimessa in contatto con Gianni, che a proposito di grandissimo conduttore, organizzatore, eccetera, perché da casa con, prima nel citare tutto non l'ho fatto, e allora lo riprendo adesso, il giovedì, il venerdì, il sabato mattina su Radio Moncalieri e il lunedì mattina su Radio Stella, viene trasmesso appunto anche lì a casa con, quindi... Ebbene sì, no, infatti mi fa piacere, perché ovviamente anche questo è un modo per rimanere in contatto con le persone, sì. No? Per, sì. Per creare un po' quel feeling, quello scambio di sì. cui abbiamo bisogno, sì. Umano, sì. Oltre che, per carità, professionale, però c'è proprio bisogno sì. di un po' di cuore ogni tanto, e in quella situazione lì, insomma, c'è un altro spazio, un altro collegamento. Poi a me piace creare sì. le connessioni, è una cosa che mi bellissimo. Dà una grande soddisfazione. Sì. Amo molto questo aspetto delle persone. È vero, e tu lo fai veramente straordinariamente bene. Grazie, sei gentilissima sempre. È vero, mi fa perché molto ti seguo sempre. Ed è proprio tangibile, quindi. Che dire? Con cosa ci salutiamo, Laura? Cosa vogliamo dire in chiusura di tante cose a cui abbiamo sì. accennato? Però ecco, se hai un pensiero con cui... Ma, guarda, o qualcosa, insomma, che vuoi condividere in chiusura. Pensiero, allora, a proposito di verde, di fiori, di alberi, di ambiente, un pensiero che... Forse lo ripeto troppo, però ci credo, è un po' quello che vivo, è una frase di Martin Luther King che dice: io pianto il mio albero di mele oggi, anche se lo pianterei, anche se sapessi che domani il mondo non esistesse più. E io, questa è un po' la mia filosofia di vita, nel senso che proprio lavorare, impegnarsi, amare, essere in relazione con gli altri, che amore, e non arrendersi mai, ecco, non rassegnarsi mai, perché è davvero quello che facciamo, ogni momento quello che facciamo ha un senso e costruisce comunque. Mi hai fatto venire i brividi, perché è un pensiero che è rivolto al futuro, no? Che per la serie appunto di
non molliamo mai, sì, e questo sì. È qualcosa che io sento molto, anche se è vero, nei momenti non è facile, ti sì. verrebbe voglia di dire non sai che c'è. Sì, sì. Tiriamo in barca. Sì. Però invece poi no, non, bisogna quello. Andare avanti sì. e questa è veramente una grande speranza e anche una grande forza. Sì. Secondo e tra l'altro me... è un grande aiuto perché comunque ci aiuta a vivere meglio dal mio sì. punto di vista, al di là degli alti e bassi che fanno comunque parte, sì, parte della vita, del, no, questo yo-yo sì. che viviamo tutti, che, nessuno esatto, escluso. Che tutti quanti no. in qualche modo vivono, però è vero che insomma bisogna andare avanti sempre con un sorriso, con la speranza che... Sì. che si può fare. Mai mollare. Mai mollare. Sì. Grazie infinite. Grazie a te, Ivana, Laura, per essere stata con noi. E grazie agli ascoltatori e ascoltatrici, naturalmente, Gianni Ricci sempre. Un saluto a tutti quanti, mi raccomando, sognare si può e continuiamo a sperare sì. e non vogliamo mai, come ci ha detto la nostra Laura. Alla prossima. Ciao. Grazie Ivana.